Amiche, amici transegari, amici dello Xera, ben ritrovati. Allora, in questo video che vedrete adesso, in cui devo ringraziare in maniera particolare Massimiliano Vento, vedrete come si incolla a regola d'arte un trave per il surfcasting e ovviamente anche il relativo bracciolo. Ora, alla fine del video ci sarà una prova di forza della tenuta della colla, che secondo me vale la pena vedere. Quindi, chi mi segue sui social sa già che sono diventato il diciamoci, in realtà sono a livello italiano l'unico referente per quanto riguarda il settore pesca. Quindi, tutto quello che concerne in Italia il settore pesca è mia giurisdizione, ecco, diciamo, mettiamola giù così. Cioè, sono il capo area responsabile del settore pesca di Colla 21. Quindi tutti i negozi di pesca, tutte le attività di pesca che volessero provare Colla 21, vendere Colla 21, ovviamente devono contattare il sottoscritto, che li metterà al corrente di tutto quello che devono sapere. Ora io vi lascerei al video che il mio amico Massi gentilmente si è prestato a fare. Oltretutto ha preso anche, che lo vedrete nel video, tre pesci che levati, mica tanto. Vi faccio la storia in breve. Io a Massi gli ho detto: Massi, ti mando un kit di colla, tu sai la colla che usi normalmente fin dove può arrivare, tu la mia devi metterla alla prova partendo da dove l'altra molla. Quindi da lì in poi devi spingerla nella maniera più invereconda possibile, violenta, come se non ci fosse un domani. Ragazzi, mi ha preso in parola, ha lanciato in ground con 150 grammi tutto il giorno, la colla non ha ceduto e ci ha preso anche un'orata di 1,943 kg. Il giorno dopo ci ha ripescato con lo stesso trave tutto il giorno in ground, 150 grammi, non ha ceduto, ha preso il branzino, sarà stato 1,6 kg, 1,7 kg. Il giorno dopo ancora con lo stesso trave, sempre tutto il giorno lanciando in ground con 150 grammi, non ha ceduto e ha preso un'orata bella su 1,2 kg, 1,3 kg se non ricordo male. Quindi diciamoci che la prova è stata ampiamente superata. È una situazione che forse nemmeno noi ci aspettavamo essere così, così valida, così positiva, ma ci fa solo che piacere. Quindi se avete voglia, desiderio, curiosità di saperne di più, una volta che avete visto il video, mi contattate, io sono la persona giusta. Bene, adesso vi saluto, seguiranno tanti altri video perché è una situazione molto 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 interessante. E io vi dico ciao belli. Allora, andiamo ad incollare il nostro trave dello 0,50 in fluoro coated. Io vado molto sull'economico, mi hanno dato buoni risultati e continuerò a utilizzare questi fili. Questa colla per questo tipo di filo è spettacolare, ma come del resto anche nel fluorocarbon e in altri nel nylon tradizionale. Allora andiamo ad incollare la nostra girella che ci funge da asola della trave. Prepariamo un ago per aiutarci con la goccia di colla per evitare che ne vada troppo. Da
dal video non si vede, ma ad occhio nudo si è vista proprio la colla che è arrivata fino in fondo. Piccolo spruzzino del nostro attivatore. Sto facendo uno short rovesciato ampio. Questo è uno short rovesciato per la pesca pesante. Infatti uso una tradizionale girella molto robusta. Già si è asciugata, fatta la nostra misura, anche qui vado ad infilare il nostro filo dentro il tubicino. La nostra colla entra in maniera bella bella scorrevole dentro. Si è riempita. Anche qui piccola spruzzatina. Andiamo a tagliare il nostro eccesso e il nostro trave con colla 21 è terminato. Ora il tempo che preparo un piccolo peso e vi farò vedere la prova di come la nostra colla regge. Il peso qui non si scolla neanche a morire. L'orata presa ieri era di 1,7 kg e ha retto alla grande sia l'asola che le perline. Quindi ho fatto questa montatura. Allora, siamo pronti per la prova. Ho preso una bottiglia di acqua da 2 litri, ho messo un gancetto nella nostra girella, queste sono le nostre sfere incollate, questa è la trave incollata con l'asola a girellina, andiamo a sollevare la nostra bottiglia, 2 litri. Un pesce di 2 litri, oltre a 2 litri, testa forte. In siciliano diciamo tistia, quindi bottiglia. Le nostre perline reggono alla grande. Ciao!